Guarda qua che colore, Mario. Fresco, buono, ricco di proteine, ricco di verdure e non ti fa sentire in colpa. Che volete di più? Una birretta però, un goccio di birretta fatela. Oggi faccio un panino buono, leggero, ricco di proteine, proprio che fa il caso nostro dell'estate. Bello, saporito, godericcio, come piace a noi. Ingredienti: zucchine romanesche, una bella caciotta di latte vaccino, uova, fagiolini, pomodori San Marzano, pane nero e poi abbiamo il salame e il bella festa light. E questo è il salame che fa il caso nostro, sì, per quelli che hanno voglia di salame, però ci hanno paura di ingrassare. Questo è ricco di proteine e povero di grassi. Voi direte, ma come succede? Ma come accade? E poi ve lo spiego. Pomodoro San Marzano, crocetta sotto qui al sederino del pomodoro, perché non ci servirà solo la polpa di questo pomodoro. Vedete, i pomodori non sono perfetti, non sono quelli che comprate, che sono tutti quanti lucidi. Non andate a cercare per forza le cose perfette, senza macchie. Andate direttamente ai produttori, andate direttamente al banco del mercato e là vi scegliete la roba che profuma. Qua si hanno uso, si hanno usate. Qua profuma il pomodoro. Vuoi durarlo? Li scotto in acqua in piena ebollizione. Ecco qua, dopo 10 secondi, massimo 15, prendete i pomodori e metteteli in acqua fredda, così si ferma subito la cottura. Nella stessa acqua dove scottate i pomodori metti i fagiolini. Già vuoi assaggiare, già fammi un aperitivo. Che vuoi, il culetto o la fetta? Il culetto. Buon gustaio. E ora ti do il culetto, dai. Guarda qua, Ecco qui, si spella. Piano piano, vedi così. Perché? E perché se te lo mangia pure la pelle? Ma la gente pensa che ma questi non gli danno da mangiare sto ragazzino. No. Ma da quant'è che non mangi, dai? Non l'ho fatto io, Mario, questo qua ti ringrazia che l'hai. Ti ricordi quando siamo andati in fabbrica? Che c'erano tutti i salami e facevano tutti i salami, lo ricordi? Abbiamo fatto il viaggio a Imola e poi sono andati proprio dentro l'azienda a vedere come fanno la produzione. Vi metto il link in descrizione, così vi rendete conto e vedete questa azienda che è fighissima, è una cooperativa di 300 soci. Che cosa ha di speciale questo salame? Voi direte, vabbè, sta a fare la solita pubblicità. No, io vi consiglio soltanto la roba buona, quella in cui veramente credo sia in quelli che lo fanno e i prodotti che fanno. Questo c'ha. Ogni 100 grammi ha 32 grammi di proteine, ancora, e 12 grammi di grassi. Oh, e c'è il sapore del salame buono perché tutti i tagli magri vengono utilizzati per fare questo. E la stagionatura è lenta e delicata, guardate che bello, magro, magro, magro. Togliete la pelle, ok. Sono molto maturi, vedete? Quindi che succede? Quando sono troppo maturi e li abbiamo cotti leggermente di più, la perfezione dovrebbe essere questa. Questa è l'imperfezione, quando un po' si sfalda un po' il pomodoro. Togliamo la parte sopra e l'appoggiamo qua. Fagiolini devono essere cotti. Sì, le verdure croccanti, tutte queste storie, però devono essere cotti bene. Deve rimanere sempre bel colore, bello verde. Quindi noi che facciamo? Mettiamo l'acqua, così fermiamo subito la cottura. E così fermiamo anche il colore, no? Ghiaccio. Togliete, se volete potete togliere anche i semi, perché con i semi prende un colore brutto il pomodoro. Così accontentiamo tutti, quelli che hanno i diverticoli, quelli che hanno le allergie alla pelle. Stiamo apposta alla coscienza. Bravo, bravo, mangia il pomodorino. Vedete, qua c'è un po' centrato il brughetto, significa che il pomodoro era buono, non gli hanno messo chissà quale veleno per non farlo attaccare al brughetto. E quando ci sta il bruco, vuol dire che è più buono. Metto il pomodoro nel bicchiere del frullatore. Prendiamo le zucchine, levo soltanto la parte questa dietro, poi c'hanno questi bei fiori, li lascio, sono belli, sono buoni. Quelle proprio piccole, piccole, piccole faccio così, li taglio a metà. Questi sono dei sandrini, il fruttivendolo mio, quello che c'ha la terra. E vende, se tu vai là, mi dai banane, quello ti dà una coltellata perché banane ne coltiva. Vende soltanto quello che c'ha. E che produce. Ehi amore, dimmi. Che banane! Ma che banane? E le sbollentiamo. Volete un panino leggero? Non soffriggiamo niente. Tutto molto light, tutto molto delicato. Light è brutta sta parola. Leggero. Quindi non dobbiamo appesantirci, dobbiamo rimanere efficienti, fighi, perché tu quando mangi la roba un po' più elaborata, i soffritti, i fritti, i stufati, diventa un po' più pesanti da digerire. Metto a bollire le uova, però una mi si è rotta, vi dico la verità, ne ho comprate 6, me ne sono rimaste 3, perché mi sono cascate davanti alla porta di casa. E l'unica cosa che mi doveva cascare mi è cascata nelle mani, c'ho un sacco di buste e il cartoncino con le uova.
Vabbè, da quando parte l'ebollizione calcoliamo 7 minuti. Il bollore deve essere leggero, non deve essere troppo forte, perché se è troppo forte le uova si rompono. Guardate che bel colore, mai mettere il coperchio quando lessate le verdure. È perfetto, vedete come va? Zucchine pronte, belle, colorate, coi fiori. Quindi che cosa abbiamo fatto? Con la stessa acqua abbiamo utilizzato per fare i pomodori, per fare i fagiolini e per fare le zucchine. Metto un po' di sale nei pomodori. Io sono come il dottore, non è il dottore che mi manda le medicine da provare, i rappresentanti, a me mandano l'olio, la pasta, i salami, tutto, i prosciutti. Allora, questo qua è un olio che fanno a Pescia Romana, a Viterbo, lo assaggerò insieme a voi, quindi è un olio laziale, provincia di Viterbo. Si chiama l'olio goffo, ora lo proviamo, vuoi assaggiarlo? L'olio? È l'olio, Mario, come si fa? Con la zucchina, ne dà per uno, aspetta. Goccetto d'olio, aspetta, ah, tu sei proprio un furbetto, già hai fatto il paninetto, non devo rubare il lavoro, vai così, olio, com'è sto olio? Buono, caldo, buona zucchina però, cotta, frolloviamo il pomodoro, tu già stai pronto col cucchiaio, un attimo, aspetta, aiutami, versa l'olio, dai. Versare l'olio a filo, come si fa male? È tutta cruda. Basta, papà! Bravo, vai! Senti, il rumore cambia! Dobbiamo fare una cosa colorata, Mario, dai! Massaggiati! Però ci manca qualche erbetta, un po' di basilico ce lo vogliamo mettere, dai. 5 pezzi. Tre rametti. Andiamo. Eccole qua. Metto anche a freddare le uova. Lo sai, e quando si cammina con i coltelli e con la forchetta o con le forbici, come si va? Piano, ok? Bravissimo, è stato bravissimo. Metto il basilico nella salsa dei pomodori. Così. Tutto senza soffriggere niente. Sgusciamo le uova, Mario, dai. Sguscio le uova. Si mette così. Adesso, uno, due, vai. Come così, Mario? Ma devo fare il panino, devo fare. Dai. Bello giallo, vedete, non c'è il bordino nero che si forma, quindi non è stracotto, che puzza poi qualcosa su furia. E questo è perfetto. Tagliamo il pane, sottile. Usiamo un pane ricco di fibre. Questo è un pane di segale e di malto e di avena. Poi ricchissimo di semi, guardate, sottile. L'unico sgarro è questo qua, ragazzi, in pezzette di formaggio. Che andiamo a mettere, Mario? Cioè, da quant'è che non mangi, Mario? Io a scuola pago pure per la mensa, ma non te la danno da mangiare. Levo la buccia, così. Mettiamo il formaggio sul pane. Carta forno. Vediamo che vuoi fare. Non vogliamo soffriggere. E questo è un ottimo metodo di mettere la carta forno all'interno di una padella, che potrebbe anche attaccarsi. La padella in ferro è così, non c'è l'antiaderente. Metto qui. Metto il coperchio, così fa vapore e si scioglie il formaggio. Vediamo a che punto sta, se sta a fonde. Poi mettiamo le zucchine, bello, ricco, tante verdure, un pizzico di sale, fagiolini, tutti gli ingredienti vanno conditi, sale, olio appena appena perché poi ci mettiamo la salsa e mettiamo i fagiolini, metto un po' di salsa di pomodoro, così, che dà anche un po' di colore e poi il momento adesso è bella festa. Se andate al banco gastronomia ve lo fate tagliare davanti ai vostri occhi, se no lo vendono anche nelle vaschette, già preaffettato, per chi va di corsa, no? Guardate che bello, guardate quanto è magro, il bella festa light, tiè. Vuoi che Mario non ci sta? Ma approfitto, voglio fare un goccetto di birra. Ecco qua, questa è la Blanche, si chiama... Che vuoi? Allora, papà ti dà un goccio di acqua fresca, entra in questo bicchiere, lo vuoi? Aspetta. Ti si attacca la lingua, Mario, ti si attacca, dai! Ce l'ho sempre due dentro il freezer. Flea Blanche, questa qua si chiama Bianca Lancia. È pazzesca perché è leggera, leggera, leggera. Questa è da tutti i giorni, non impegna, capito? Oddio.
Mario, sei ancora troppo piccolo, che fa? Aiutami. Ma che stai scherzando? Ma lecca del bicchiere, per piacere, vai. Mettiamo bella festa adesso, così. Girate, avete l'uovo. Un periodo ho fatto pure i tramezzini. Facevo pure i tramezzini. Condisco l'altra fetta con la salsa di pomodoro. Poca, senza esagerare. Chiudo. Zac. Uno, due e tre. Bello croccante. Guardate il formaggio come gola. Spettacolare. Facciamo stipiti tutto quanto. Avete mai fatto quando vanno a mangiare un panino? Capita a quei posti di passaggio. Che voi scaldo se per stanno a fare un miracolo. Ma volete scaldare bene? Volete far fondere questo formaggio dentro? Volete far arrivare il calore dentro? È un'altra cosa quando è caldo, ragazzi. Rigiro così. Ups. Oh, guarda qua che colore, Mario. Fammi assaggiare. Un attimo. Una bontà vera. Fresco, buono, ricco di proteine, ricco di verdure e te fa sentire in colpa. Che volete di più? La birretta però, un goccio di birretta fatela. E di video ricette dei panini, ne faccio tanti, andate a vedere qui. Vi divertite, li rifate e fate godere anche gli altri, tutti quelli a cui volete bene.